Ciao a tutti e bentornati ancora una volta nella mia cucina. Come vedete oggi una teglia a forma di cuore. Ebbene sì, San Valentino alle porte, quindi oggi facciamo una tortina per San Valentino. Semplicissima, una ricetta veramente veloce, ma di una bontà unica. Cioccolato, ricotta, che è proprio quella che fa diventare morbida la nostra torta, super cioccolatosa. Ma la facciamo a forma di cuore, così la rendiamo un attimino più romantica. E poi magari qualche decorazione anche sopra per abbellirla e rendere gradevole anche all'occhio. Vi elenco tutti gli ingredienti, mettiamoci subito al lavoro e andiamo con il procedimento. Dai, subito al lavoro! Abbiamo bisogno di 250 g di ricotta, 100 g di farina, 250 g di zucchero, 3 uova, 40 g di cacao amaro, 50 ml di latte, 100 g di burro fuso, una bustina di lievito in polvere pari a 16 g e qua due fialette, una aroma arancia e una aroma rum. Questi invece gli ingredienti che utilizzerò per la bagna e la decorazione. Crema di nocciola quanto basta, latte quanto basta e cioccolato bianco e fondente sempre quanto basta. E fantasia. Iniziamo mettendo lo zucchero nella boule. Aggiungo la ricotta e la schiaccio un po'. Aggiungo le uova e le lavoro col frustino elettrico. Setaccio la farina. Aggiungo l'aroma rum e aroma arancia. Mescolo un pochino e dopo aggiungo il cacao. Il burro fuso, aggiungo il latte, per ultimo inserisco il lievito in polvere. Ecco qua il nostro impasto pronto. Intanto io ho foderato la teglia a forma di cuore con la carta forno e lo verso dentro. La livello. Nel frattempo ho acceso il forno preriscaldato, 170 gradi, forno ventilato per 30 minuti. Inforniamo. Ecco qua la torta appena sfornata. Adesso la lasciamo raffreddare un po' nella teglia prima di sformarla. Nel frattempo metto il latte nella crema di nocciola. La mescolo un po' e la metto nel forno microonde per qualche secondo. Tolgo il cuore apribile.
e capovolgo. Ecco. La mettiamo sul nostro piatto da portata e proseguiamo con la nostra bagna e la decorazione. Dunque, la torta può essere consumata già così com'è, con o senza zucchero a velo, ma siccome io voglio esagerare, voglio renderla ancora più cioccolatosa, voi cosa fate? Prendete una bacchetto di legno e andate a fare dei piccoli fori, o una forchetta con i rebbi di una forchetta, dei piccoli fori in superficie, in questo modo. Dopodiché prendete la crema di nocciola che è stata diluita con il latte e cerchiamo di farla andare soprattutto nei buchi e poi su tutta la superficie. Dopodiché mettiamo la torta da parte, prendiamo i nostri quadrati di cioccolato, un'altra boule e una grattugia e andiamo a grattugiare il cioccolato cercando di ricavarne dei riccioli. Ecco qua. Andiamo a distribuire tutti i nostri riccioli di cioccolato sulla superficie. Ecco, la torta è già bella in questo modo, ma siccome voglio rendere questo San Valentino ancora più dolce, qui ho fatto delle roselline in pasta di zucchero. Sono fatte con due tecniche diverse. Vi prometto un tutorial, appunto, più avanti, con varie tecniche di rose, ok? Vedete, a voi possono sembrare uguali, ma credetemi, sono due tecniche diverse. Poi prendo della pasta di zucchero verde e vado a fare dei riccioli in questo modo. Guardate, faccio un piccolo cilindretto . Lo arrotolo su uno stecco da spiedino, ok, e lo sfilo e lo metto così a piacere dove voglio. Allo stesso modo faccio l'altro, un rotolino, lo giro, lo sfilo . Ecco e la nostra torta di San Valentino è pronta. E ora facciamo la prova taglio. Guardate che bella, non so se si riesce a vedere la morbidezza del suo interno. Buonissima. Garantisco la morbidezza incredibile. Poi l'aroma arancia e l'aroma rum fanno il loro. E come avete potuto notare, con una semplice teglia a forma di cuore abbiamo realizzato una torta per San Valentino, con un po' di fantasia e un po' di colore,
Guardate che bel lavoro che ne è venuto fuori. Mi raccomando, fatele anche voi perché è veramente cioccolatosa, un po' una bomba. Però a San Valentino, dai, il cioccolato ci vuole. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanellina per la prossima video ricetta. Vi saluto e buon San Valentino a tutti. Ciao!